Allora, questa non è stata una settimana esattamente come le altre per la squadra, ma soprattutto per te. Sì, in effetti è una settimana molto importante perché c'è stato, penso ti riferisci al rinnovo del contratto, in effetti è una settimana molto importante per me, è una cosa che seguivo fortemente, sono contento che sia arrivati questa settimana e quindi, come dicevo agli altri, è il primo rinnovo, però mi auguro che non sia l'ultimo, spero di farne tanti altri. Ricordi che avevamo intervistato lo scorso gennaio quando eri arrivato, ti immaginavi un cammino così nell'Ellas? Immaginavo no, perché era difficile, però insomma lo sognavo, sono contento di come stanno andando le cose, perché insomma le stanno girando bene, però ho detto adesso bisogna rimanere con i piedi per terra perché la strada per arrivare all'obiettivo è ancora tanto, tanto lunga e quindi i piedi per terra e basta. Meno di un anno e sei già uno dei preferiti dei tifosi. Sono contento perché ho detto io sono innamorato del Bentegodi, dello stadio, sono contento che venga apprezzato perché insomma io mi alleno tutti i giorni per far bella figura, per dar loro delle gioie e quindi sono contento di essere apprezzato e spero di continuare anche nel futuro. Tra l'altro all'inizio della stagione il Bentegodi quasi sembravate soffrirlo, adesso invece vi dà una carica speciale. In effetti, ma non il Bentegodi, credo che all'inizio facevo un po' di fatica perché magari non tutti eravamo al top della condizione, poi magari abbiamo steccato la partita con la Cavese, però c'è stata anche l'espulsione, quindi una serie di coincidenze, però insomma dopo la partita, la quarta giornata, penso che tutti quanti siamo entrati in condizione e insomma ci siamo sbloccati anche mentalmente e abbiamo cominciato a vincere, quindi le cose sono state più semplici, speriamo di continuare su questa falsa riga e di andare avanti così. Il mister diceva quello di Giulianova è uno dei tipici campi del sud dove giocare con il coltello tra i denti, tu di campi del sud ne sai qualcosa. Sì, in effetti ha ragione il mister perché è un campo molto, molto stretto, molto piccolo e sicuramente non è un campo dove puoi vedere un bel gioco, sicuramente bisognerà lottare su ogni palla, bisogna arrivare prima degli avversari, insomma c'è una partita che bisogna giocare col coltello fra i denti. Come dicevo prima, per tenere obiettivi importanti come quelli che ha l'Hellas Verona bisogna passare da questi campi e cercare di fare risultato anche e soprattutto su questi campi. Tra l'altro con gli attaccanti insomma, che hanno trovato questa forma, per tanto un piacere arrivare sul fondo e dargli qualche pallone. In effetti sì, abbiamo un parco di attaccanti esagerato e quindi insomma è tutto più facile per tutta la squadra, sia per gli esterni sia per i centrocampisti, perché sanno come si devono muovere, sanno i movimenti da fare, quindi siamo tutti contenti, l'unica cosa è il mister che fa le scelte, è giusto un problema suo, però meglio avere problemi di abbondanza che di miseria. Stanno segnando tutti adesso Pugliese? Pugliese, insomma, io non è il mio obiettivo quello di far gol, se dovesse arrivare è chiaro che sarò felicissimo, però il mio obiettivo è quello di raggiungere l'obiettivo dell'Hellas Verona, che è quello di salire di categoria, poi se il Pugliese non fa un gol non mi interessa, l'importante è che noi vinciamo il campionato e basta, posso anche chiudere a 0 gol, sono felicissimo così. Grazie. Grazie a te.